I dispositivi ISOBUS hanno spesso un gran numero di funzioni. Per poter raggiungere tutte queste funzioni in modo ergonomico, rapido e semplice, offriamo il joystick 3L capace di gestire fino a 27 funzioni. Ciò significa 3 livelli, ognuno con un massimo di 9 funzioni. Vorrei mostrarvi quanto sia facile da assegnare usando l'esempio di un 516 Vario, insieme al Former 14055 Pro. Quindi diamo un'occhiata nella cabina. Per assegnare le funzioni ai vari comandi, dobbiamo aprire il gestore delle operazioni individuali e passare al joystick 3L. Qui possiamo vedere i 3 diversi livelli. Al centro c'è la posizione centrale. A sinistra vediamo il livello superiore, utilizzabile portando l'interruttore verso l'alto, mentre nella parte di destra vediamo il livello inferiore, quindi azionando l'interruttore verso il basso. Se non abbiamo bisogno dei 2 livelli aggiuntivi, abbiamo le impostazioni speciali per disattivarli e attivarli. Ora possiamo vedere che ci sono già alcune funzioni ISOBUS preassegnate e queste sono le impostazioni personali del mio profilo di lavoro personale. Se voglio aggiungere ora alcune funzioni, prima dobbiamo sbloccarlo e poi dobbiamo passare al gruppo funzionale dell'attrezzo. Ora voglio avere la posizione di lavoro dell'andanatore quando sposto il joystick 3L in avanti. Questa qui è la funzione giusta. E se tiro indietro il joystick 3L, voglio avere la posizione di fine campo per l'andanatore. E questa è la relativa funzione. Ora tutto è assegnato e quando lo blocco, viene salvato nel mio profilo di lavoro personale qui. Così, quando sposto il joystick 3L in avanti, l'andanatore va in posizione di lavoro e quando lo sposto indietro, va in posizione di cappezzagna. Se voglio azionare poi qualcosa dal livello superiore, per esempio il rotore anteriore destro dentro e fuori, devo tenere l'interruttore in alto e quando sposto il joystick 3L, il rotore esce, per esempio, per lavorare una curva in modo pulito e posso spostarlo di nuovo. Con questa funzione ISOBUS richiamo la posizione memo per la larghezza di lavoro salvata. Come potete vedere, c'è anche un mix possibile di funzioni del trattore, come l'attivazione del vario guide o la memoria del regime del motore, e le funzioni ISOBUS tutte mescolate. In questo modo, con una sola mano possiamo operare 27 funzioni e non abbiamo bisogno di alcun modulo di controllo aggiuntivo. Quindi chiamate il vostro rivenditore per l'ultimo aggiornamento del software versione 4.